qualcuno fermi Apsan. Perché ragazzi, questi pensano di essere diventati la nuova DJI, o meglio di essere loro DJI. Benvenuti ragazzi in questo nuovo video. Come avete visto, questo è il nuovo teaser che è apparso oggi sul canale YouTube ufficiale di Apsan, dove viene presentato appunto l'arrivo di tre prodotti, praticamente fatta in maniera molto simile a quello che ha fatto DJI con gli ultimi tre prodotti, di cui l'ultimo arriverà domani, che come sapete è il DJI Mavic 3, però tutto iniziato il 20 di ottobre con l'arrivo del Ronin 4D, poi il 27 di ottobre è arrivata la DJI Action 2 e domani 5 novembre arriverà il Mavic 3. E loro, quelli di Apsan, sapendo ormai di essere l'azienda leader nei droni, di aver superato probabilmente anche DJI, cosa hanno fatto? Hanno pensato bene di fare un teaser molto simile a quello di DJI, mettendo appunto tre date, come avete visto, in cui vengono presentati in teoria tre prodotti o tre tipologie dello stesso prodotto. Non si capisce bene se sono tre prodotti completamente diversi o tre versioni dello stesso prodotto. La cosa che è imbarazzante è che la prima data di uscita quando è? Il 5 novembre, cioè domani, quando DJI presenterà il Mavic 3. Quindi loro in teoria domani presenteranno un nuovo drone. E ragazzi, presentare un nuovo drone quando viene presentato il Mavic 3 è o da suicidio, o sei malatissimo di mente, o sei un genio, perché pensi di avere nelle mani l'asso da calare, perché come vedete c'è un gioco di carte anche appunto in questo teaser. Quindi probabilmente Apsan pensa di avere un asso da calare e lo calerà proprio domani, sapendo di poter contrastare e di fare attirare la sua attenzione verso di sé anziché verso DJI per il Mavic 3. Non so se succederà, non so se accadrà così, non so se Apsan come al solito uscirà con una figuraccia delle sue, perché è rinomata comunque nel fare molte figuracce, però diciamo che dopo l'arrivo dell'Apsan Zino Mini Pro, questo drone che sicuramente ha fatto fare un salto di qualità di Apsan verso il livello di DJI, adesso probabilmente hanno perso il senso e la dimensione di quello che sono loro realmente, almeno così è quello che penso io. Poi magari domani ci stupiranno, magari sarà appunto questo nuovo drone che avevo già portato le anticipazioni qua sul canale, che dovrebbe essere l'alternativa al DJI Mavic 3, perché avrà più o meno le stesse caratteristiche, soprattutto per quanto riguarda il comparto foto e video. Quindi la loro idea è magari di presentarlo domani, perché comunque avrà caratteristiche molto simili, ma con un prezzo molto più basso, cioè prezzo alto, perché si parla, mi sembra, di 1300 euro costerà questo drone, che però 1300 euro per Apsan sono tantissimo, però se le caratteristiche fossero davvero simili a quelle del Mavic 3, che come sapete nella sua versione base costerà 2119 euro, quindi un drone che domani farà tantissima scalpore, attirerà tantissima attenzione intorno a sé, ma probabilmente non venderà un quantitativo di droni incredibile, perché comunque la fascia di prezzo è diventata davvero importante, e probabilmente Apsan, giocando con questa cosa del prezzo e pensando probabilmente di avere fra le mani un drone incredibile, calerà l'asso domani. Comunque domani 5 novembre è la prima data, il primo prodotto che uscirà, praticamente copiati in tutto, anche il lasso di tempo di distacco da un prodotto all'altro è lo stesso. Quindi ragazzi, non lo so, io sono più curioso ovviamente di vedere cosa presenterà Apsan domani, perché del Mavic 3 ormai sì, siamo tutti curiosi, ma si è già visto tutto, cioè si sa tutto, perché adesso non è che appaiono solo le foto di come sarà, o foto un po' rubate, o foto che DJI comunque si fa rubare apposta per essere pubblicate. No, ci sono anche proprio i video del drone che vola, cioè veramente su YouTube si trova il video di uno che prova il drone. Quindi ormai del Mavic 3 si sa davvero tutto, mentre di questo, diciamo, un nuovo prodotto di casa Apsan non si sa praticamente niente. Poi magari ci stupisce e ci spara fuori un bel Zino Mini Ultra Plus, un Zino Mini Pro Plus, un Apsan Zino Mini Ultra 8K, cioè non lo so cosa sfornerà stavolta Apsan, però sicuramente a me ha messo più curiosità Apsan di DJI, perché ormai DJI sì,
bellissimo, non vedo l'ora magari di averlo da provare, perché come ho detto non lo acquisterò, però magari se riesco ad averlo per provarlo lo proverò volentierissimo. Però a me attira davvero vedere cosa i cervelloni del marketing di Upsan sono riusciti a creare insieme ai suoi ingegneri. Davvero sono curioso perché, come ho detto prima, lanciare il prodotto o lanciare un nuovo prodotto, anche come anteprima, perché sicuramente non sarà disponibile alle vendite, mentre il Mavic 3 sarà disponibile alle vendite, mentre loro probabilmente lanceranno un drone come immagine per attirare l'attenzione, poi il prodotto molto probabilmente verrà costruito quando inizieranno a prendere i soldi dei preordini dei loro clienti, quindi inizieranno a produrre il drone come hanno fatto con lo Zino Mini Pro. Qua probabilmente sarà la stessa cosa, sarà solo un video lancio per far vedere che hanno in mente di fare questo e attireranno molta l'attenzione appunto su quello che vorranno fare o che vorrebbero mettere in produzione se raccolgono abbastanza soldi per metterlo in produzione probabilmente. Però queste sono tutte mie idee e mie supposizioni, ma poi magari domani mi smentiscono e il drone è già bello che pronto, è già acquistabile dal loro sito, ma vedremo. Quindi domani giornata caldissima per quanto riguarda il mondo dei droni, perché DJI inizia subito al mattino alle 3 del mattino qua in Italia, quindi domani mattina alle 3 per chi vuole vedere in anteprima. Ma questo drone si deve svegliare molto molto presto, mentre con lo Apsan non c'è l'orario. Spero che almeno abbiano deciso di fare un orario un po' diverso da quello di DJI e di non copiare anche l'orario. Non è specificato, però speriamo almeno in quello. Comunque domani scopriremo tutto tutto questo. Se questo mio video, ragazzi, comunque vi è piaciuto, vi è stato utile, vi è stato interessante, lasciatemi un grosso pollice su, scrivetemi voi nei commenti cosa ne pensate di questa megalomania di Upsan che pensa di essere diventata di punto in bianco la nuova DJI. Scrivetemi anche cosa ne pensate del Mavic 3, scrivetemi tutto quello che volete riguardante questo video e non solo, ovviamente spesso non rispondo ai messaggi ma li leggo tutti, quindi scrivetemi tutto quello che pensate e vi invito anche a seguirmi su Instagram, dove porto tante novità, spoiler, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, tantissime cose arrivano su Instagram. Sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale. E sempre se vi va, quanti se vi va sto dicendo, iscrivetevi al mio nuovo canale Telegram che si chiama Usato Poco da un Nerd e Mezzo, dove pubblico gli oggetti, diciamo, che magari ho recensito, che però magari ho utilizzato 1 o 2 volte, piuttosto che lasciarli lì a andare a male fermi in una scatola, li metto in vendita a prezzi molto scontati e sono praticamente nuovi. Quindi se vi va iscrivetevi anche a questo nuovo canale Telegram. Però ragazzi, la cosa più importante è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un testo, un tutorial, una novità. Ciao!